Eccoci. E diamo il buongiorno anche a Vincenzo Iorillo del Fatto Quotidiano, che ringraziamo e che abbiamo avuto in collegamento lungo tutto il percorso che questa vicenda ha seguito, sta seguendo e soprattutto è stata messa in evidenza per prima proprio dal Fatto Quotidiano. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno ai vostri ascoltatori. Luca. Solo Iorillo sa perché la De Girolamo si è dimessa. Perché? Questa è una domanda più politica. Guarda, io ancora non ho capito se questo suo avvicinamento a Forza Italia, che ormai l'hanno tutti per certo, sia la causa o l'effetto di queste improvvise dimissioni. Questa è una domanda che magari rigiro a te. È una notizia che era uscita, pubblicata da Clandestino News, il sito vicino a Crespi, che due giorni fa, venerdì sera, diceva: la De Girolamo sta per passare a Forza Italia. Sì. Ripeto, non si capisce ancora se sia la causa. Secondo te non dipende dall'inchiesta? Facciamoci subito la domanda più diretta. Il passaggio a Forza Italia? No, le dimissioni. Che magari. Ma le dimissioni non dipendono soltanto dall'inchiesta, questo mi pare pacifico. Saranno state fatte delle valutazioni di altro tipo su quella che si poteva prospettare una maggioranza curiosissima il 4 febbraio di fronte alla mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle, di fronte a quello che pareva essere un sostegno palese di Forza Italia al ministro rispetto ad a quella che si stava palesando come una frattura all'interno del PD, con mezzo PD schierato a favore, mezzo PD schierato contro. Insomma, sarebbe stato imbarazzante ritrovarsi con un ministro che salvava la poltrona per i voti di Berlusconi. Qualcuno vicino a Renzi probabilmente ha fatto capire a Letta che era il caso di intervenire direttamente sul ministro per convincerla a dimettersi prima che accadesse questo, e avranno trovato gli argomenti giusti per convincerla. Può essere una chiave di lettura, ovviamente lo sanno soltanto loro che cosa si sono detti in queste ore che hanno preceduto le dimissioni. E voglio solo ricordare le parole che Angelino Alfano pronunciò il 16 gennaio: se Nunzia De Girolamo sarà costretta alle dimissioni per la campagna di linciaggio nei suoi confronti, cadrà tutto il governo. Siamo davanti a una persona non indagata, intercettata illegalmente, che non ha commesso alcun reato e contro la quale si è scatenato un linciaggio, ha detto anche Quagliarello. E Alfano appunto si augurava che ci fosse insomma una presa di posizione da parte del premier Letta che non dia ascolto all'arroganza del diktat di Renzi, altrimenti qui siamo pronti a togliere la fiducia al governo, disse anche Quagliariello, quindi insomma il nuovo centrodestra che si schierò compatto. Quindi adesso vedremo parole cosa succede. Parole di 11 giorni fa. Ormai 11 giorni un fa anno, sono una vita, Esatto. E mi pare evidente che tra le ragioni che si intravedono nel comunicato stampa inviato dal ministro ieri, il fatto che lei non si sia sentita appoggiata dal governo, il governo è fatto da Letta, ma è fatto anche da Alfano, che durante la discussione in aula, le interpellanze, quando il ministro è andato a riferire in aula, esattamente il giorno dopo quelle dichiarazioni bellicose, 17 febbraio, venerdì 17, fu tra i primissimi ad allontanarsi dall'aula. Un segnale che evidentemente alla De Girolamo non piacque affatto. Hai ricostruito oggi a pagina 3, Vincenzo, un po' tutto il Nunzia Gate, così è descritto. Sì. Puoi riassumerlo per gli ascoltatori brevemente a tappe, cioè perché la De Girolamo è arrivata a questa decisione, che poi ancora appunto non risulti indagata, ma che cosa è successo proprio in 30 secondi, un minuto, le tappe fondamentali della vicenda ASL? Riassumere in 30 minuti: è successo che nell'ambito di un'inchiesta sull'ASL di Benevento e su un giro di fatture false dell'ASL di Benevento è comparso un atto giudiziario che riportava le trascrizioni di alcuni colloqui in Villa De Girolamo a San Nicola Manfredi, che evidenziavano in che modo Nunzia De Girolamo e il suo cerchio magico si spartissero a fette appalti e nomine relative alla sanità beneventana. Frasi sgradevoli, pressioni su ospedali, interessi suoi sulla gestione del bar del Fate Bene Fratelli, che finirà assegnato a suo zio e a sua cugina, apprezzamenti
un pochino, come dire, sgradevoli sul fatto che i sindaci devono passare da lei se vogliono ottenere un presidio sanitario nel proprio comune. Mm-hmm. Ed è montata su un'inchiesta giornalistica cominciata dapprima da noi del Fatto Quotidiano, e in seguito, dopo qualche giorno, ci hanno seguiti anche le principali testate nazionali, che hanno giustamente poi sollevato un caso politico su quelli che erano i comportamenti della De Girolamo quando faceva la coordinatrice provinciale del PDL. Io credo che noi abbiamo scritto giusto il 10-15% mm-hmm. di quello che è sostanza e nerbo di questa storia, e che probabilmente uscirà nei prossimi giorni, e che sono convinto che tra le ragioni per cui il ministro si è dimesso, per rallentare anche un po' la pressione che sarebbe diventata insostenibile. Riassunto perfetto, riassunto perfetto. Ringrazio. No, volevo leggere anche dal Fatto, allora, dal tuo pezzo di oggi, che oggi verranno sentiti proprio i dirigenti ASL che ebbero un ruolo sul 118. Sì, in particolare De Masi e la dottoressa Bianco. Uh-huh. Infatti io sto qua a Benevento, dopo faccio un salto per capire che cosa. Quindi non è ancora finito il 3. Bianco è citata, la Bianco e la dottoressa sulla quale la De Girolamo chiede dei ragguagli uh-huh. in una conversazione inedita che noi abbiamo pubblicato mercoledì scorso, che non faceva parte delle 16 pagine del primo atto giudiziario, dove si raccontava in che modo veniva smantellato il sistema dell'emergenza nel Fortore e ricostruito attraverso i desiderata di Nunzia, che pretendeva che un sindaco di un comune si dovesse recare da lei, altrimenti non avrebbe avuto niente. Uh-huh. Il sindaco tra l'altro non andò e quel suo presidio fu smantellato. De Masi credo che invece dovrebbe essere sentito sulla storia della gara del 118, perché fu il dirigente che per un breve periodo ebbe competenza su quell'appalto, su quella gara, e poi si dimise dall'incarico, e questa cosa in qualche modo rallentò le procedure di gara, che erano esattamente i voleri del direttorio nella riunione di Villa De Girolamo del 23 luglio 2012, quando si discuteva di come bypassare la gara pubblica. Mentre lunedì prossimo, nuovo interrogatorio per Felice Pisapia, e leggiamo sempre dal tuo pezzo, forse porterà un nuovo CD con altre 30 ore di colloqui nel direttorio, e poi il commento, uno stillicidio. Ma non può essere questo l'incubo, che arrivassero altre 30 ore di registrazione? Chissà cosa c'è dentro. Chissà che cosa c'è dentro. Intanto è da sottolineare che tutto è partito dalla nostra inchiesta sul bar, e giovedì e venerdì sono stati sentiti a tappeto tutti i protagonisti di quella vicenda, tutti, dal primo all'ultimo. E quindi però potrebbe essere, a proposito, quindi la procura di Benevento sta indagando esattamente nella direzione che abbiamo indicato nelle nostre inchieste giornalistiche. Tanto complimenti, e quindi comunque significa che allora il mestiere di giornalista, che a volte viene così tanto, no? Bistrattato, vilipeso, serve ancora, soprattutto il giornalismo. Ma noi l'avevamo capito subito inchiesta. Che questo era un filone lungo. Sì. Va bene. Sì. Ringraziamo Vincenzo, Luca, oppure un'altra curiosità. Sì. Ringraziamo allora. Grazie. Vincenzo, grazie a voi, un saluto affettuoso a tutti. Buona Ciao. Settimana, buon lavoro, e penso che lo sentiremo ancora. Ascoltiamo questo pezzo dei Doors e poi rientriamo.